Ecco, allora saluto a tutti quanti i radioascoltatori, sono Lorenzo Colangeli e come tutti i fine settimana parliamo di rugby. Innanzitutto volevo ringraziare il circuito RD a radio, circuito Spreaker, Radio Web Associate per lo spazio che mi concede sempre ogni fine settimana per parlare di questo magnifico sport della pallovale in Italia. Ora iniziamo con la scaletta, parleremo prima di tutto delle nazionali italiane, poi parleremo delle due franchigie italiane che partecipano al United Rugby Championships, cioè le Zebre di Parma e le Benetton Treviso, e infine concluderemo con le notizie del top 10, campionato top 10 peroni d'eccellenza e le attività Signores Serie A, Serie B e Serie C, campionato femminile e le giovanili italiane. Ora iniziamo per quanto riguarda le nazionali italiane. Allora, le nazionali italiane, in questo fine settimana avremo la nazionale italiana Under 18 e la nazionale italiana A, che giocheranno il 30 di ottobre, rispettivamente la nazionale italiana A a Madrid contro la nazionale spagnola e la nazionale Under 18 contro le parità Under 18 dell'Irlanda, invece a Treviso. Tutte e due giocheranno il 30 di ottobre. Per quanto riguarda la nazionale invece maggiore, la nazionale maggiore si sta radunando e si è radunata per iniziare i test match autunnali che li vedrà sfidare il 7 novembre la nazionale italiana, la nazionale della Nuova Zelanda, gli All Blacks all'Olimpico, partita inizierà alle ore 14, poi la nazionale dell'Argentina il 13 novembre e la nazionale dell'Uruguay il 20 di novembre. La novità di quest'anno è che il commissario Crowley ha selezionato nuovi giocatori, tra cui il nuovo capitano che è stato designato Michele Lavaro, un giocatore romano nato a Roma che ha svolto tutte le attività del Bistica Giovanile nella capitale per poi approdare a Padova e a Treviso e poi infine in questo momento diventando il capitano. Siamo molto contenti noi romani perché conosciamo il ragazzo, sappiamo, oltre a essere un ottimo atleta, una persona molto, molto positiva e molto squisita, una persona molto brava. Dopo detto questo, passiamo alla nazionale italiana A. Come ho detto prima, la nazionale italiana A il 30, quindi questo fine settimana, giocherà in Spagna e poi giocherà contro la nazionale dell'Uruguay il 14 di novembre. La nazionale italiana A è una novità di quest'anno, in quanto la Federazione Italiana Rugby, sotto la guida di Marzio Innocenti e del tecnico Smith, responsabile dell'alto livello degli atleti italiani, si è deciso di creare questa nazionale per fare in modo che questi atleti che fanno parte sempre del giro della nazionale maggiore, che non vengono selezionati, non vengono convocati, possono avere la possibilità di giocare e di poter avere minuti sulle spalle per affrontare eventualmente delle sostituzioni per quanto riguarda la nazionale maggiore. Questa nazionale, come ho detto prima, è una nazionale sperimentale e giovanile, soprattutto giovanile, e è una nazionale che praticamente, come ho detto prima, giocherà alle partite il 30 di ottobre e poi contro la Spagna a Madrid e poi a Padova invece il 14 di novembre contro l'Uruguay. L'altra nazionale italiana giovanile Under 18 invece, come ho detto prima, disputerà un amichevole contro la nazionale irlandese l'Under 18 sempre il 30 di ottobre a Treviso. Gli azzurrini sono stati chiamati dopo delle selezioni e vediamo se possono confermare quello che è stato fatto quest'estate sempre dalla nazionale Under 18 che è riuscita ad andare a vincere in Inghilterra contro i parità. Ora andiamo a parlare invece delle due franchigie italiane, Zebre di Parma e Benetton Treviso, che hanno disputato la scorsa settimana, sotto fine settimana, il turno del United Rugby Championships. Le Zebre di Parma giocavano in casa a Parma contro gli scozzesi di Edimburgo e invece Treviso ha giocato fuori casa in Galles contro gli Scarlet. Per quanto riguarda le Zebre, purtroppo un'ennesima sconfitta, una gara particolare dove all'inizio le Zebre avevano fatto sperare di poter migliorare, soprattutto per come hanno giocato, potevano arrivare a una vittoria, una soddisfacente vittoria, però poi purtroppo come sempre
si è avuto un Edimburgo un po' più concreto, un po' più disciplinato. Le Zeppelin sono andate in affanno, hanno cominciato ad avere, si sono disunite, hanno cominciato a fare parecchi errori. Questo ha concesso agli scorsi dell'Edimburgo di non solo recuperare, ma poi passare in vantaggio e mantenere, segnando addirittura le 4 mete per arrivare poi al bottino pieno finale con il risultato di 27-10. Per quanto riguarda invece Treviso, come sempre, come ultimamente sta facendo, gioca sempre la partita a doppia faccia, primo tempo sempre con difficoltà, non riesce a mantenere, non riesce a sbloccarsi, sembra una squadra frenata, che fa troppe scelte abbastanza affrettate, non riesce a liberarsi, secondo me, di un'ansia un po', secondo me, anche di gestione di certi momenti della partita, e ha fatto sì che gli Scarlet, praticamente dopo un buon avvio dei trevigiani, si siano allungati molto al punto del punteggio, per poi dopo, come sempre in questi ultimi periodi, come ho detto, il Treviso recupera, riprende, si libera, riprende a giocare e addirittura va a meta diverse volte, ma poi purtroppo per la differenza dei troppi punti incassati nella prima fase della gara non riesce poi ad arrivare alla vittoria, ma ha sempre a una sconfitta per pochi punti che sì, gli permette di conquistare dei punti in classifica, ma non è il bottino pieno della vittoria. Quindi praticamente la sconfitta di Treviso è stata per 34-28 e Treviso sì, ha conquistato due punti che la mette con 12 punti in classifica all'ottavo posto, in una situazione abbastanza buona, però sempre diciamo al di sotto delle sue potenzialità, perché secondo me Treviso se riesce ad avere una continuità nel gioco che esprime, potrebbe sicuramente ambire a posizioni ancora più alte in classifica di questo torneo. Ora andiamo a parlare invece del torneo Top 10 Peroni. Allora, Top 10 Peroni, ci sono state due vittorie inaspettate, sia di Piacenza che di Colorno, che hanno consentito a queste due squadre di poter conquistare dei punti e salire in classifica, e con squadre più blasonare di loro. Per esempio Piacenza ha vinto contro i campioni d'Italia di Rovigo, e mentre Padova continua la sua, e Colorno ovviamente contro il Calvisano, Padova continua la sua cavalcata, sempre prima in classifica tranquillamente, Valo Rugby la segue dietro, e poi c'è questo Colorno, come ho detto prima, che giocando molto bene quest'anno, subendo solo una sconfitta contro i campioni d'Italia di Rovigo, stanno dimostrando di valere e di poter ambire, secondo me, anche addirittura ai primi 4 posti in classifica. Vediamo se le squadre un po' più blasonate come Calvisano e Reggio Emilia possono contrastare questa novità di questa nuova squadra diretta, secondo me, benissimo da Casellata e da Frati. Per quanto riguarda invece bassa classifica, c'è stato uno scontro tra le ultime due in classifica, tra Lazio e Mogliano, che ha visto uscire Mogliano vittorioso del 30-25, una partita anche qua abbastanza vibrante, però ha consentito alla Mogliano di staccare la Lazio, l'ultima in classifica, a 3 punti, e il Mogliano, secondo me, questa vittoria già potrebbe pensare di poter essere un po' più tranquilla nel campionato. La Lazio deve svegliarsi, deve cercare di conquistare soprattutto delle vittorie, arrivare a delle vittorie, perché fa buone gare, ma non vincendo non riuscirà, secondo me, ad avere poi quei punti necessari per poterla mantenere poi nel prossimo campionato di Top 10 di Eccellenza. Si sono svolte anche le attività dei vari club, dei campioni italiani di Serie A, di Serie B, di Serie C, campione italiano femminile. Non ci sono state nessuna gara, tutte le gare sono state, forse una, solamente una non è stata svolta, ma non per problemi di Covid. Quindi questo vuol dire che sia i protocolli federali, sia tutte le attenzioni che vengono imposte dalle linee guida del Ministero della Sanità e della Federazione, fanno sì che non solo gli atleti, ma anche i tifosi possono seguire questa attività della pallavolo in Italia con tranquillità e serenità.
Detto questo, io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana, ci vediamo la prossima settimana e ringrazio ancora tutti quanti voi per gli ascolti e per i consigli che mi date personalmente per migliorare questa mia trasmissione. Un abbraccio, buon fine settimana.